Luis Sepúlveda, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Parte seconda, capitolo primo. Il gatto cova. Per molti giorni, il gatto nero grande e grosso rimase sdraiato accanto all'uovo, proteggendolo e riavvicinandolo con tutta la delicatezza delle sue zampe pelose, ogni volta che con un movimento involontario del corpo lo allontanava di un paio di centimetri. Furono giorni lunghi e pieni di disagi, che ogni tanto gli parevano completamente inutili, perché gli sembrava di prendersi cura di un oggetto senza vita, una specie di fragile sasso, anche se bianco, a macchioline azzurre. Una volta, tormentato dai crampi per la mancanza di movimento, visto che seguendo gli ordini di Colonnello, abbandonava l'uovo solo per mangiare e per far visita alla cassetta dei bisogni, provò la tentazione di controllare se dentro quella capsula di calcio cresceva effettivamente un piccolo gabbiano. Allora avvicinò un orecchio al guscio, poi l'altro, ma non riuscì a sentire niente. Non ebbe fortuna nemmeno quando tentò di guardare all'interno dell'uovo mettendolo contro luce. Il guscio bianco a macchioline azzurre era spesso e non lasciava trasparire assolutamente nulla. Ogni sera gli facevano visita Colonnello, Segretario e Diderot, che esaminavano l'uovo per scoprire se si realizzavano quelli che Colonnello chiamava gli attesi progressi. Ma dopo aver visto che era ancora uguale al primo giorno, cambiavano argomento. Diderot non mancava di deplorare il fatto che sulla sua enciclopedia non venisse riportata la durata esatta dell'incubazione. Il dato più preciso che era riuscito a trovare sui suoi libroni diceva che questa poteva durare dai 17 ai 30 giorni, a seconda delle caratteristiche della specie a cui apparteneva la gabbiana madre. Covare non era stato facile per il gatto nero grande e grosso. Non poteva dimenticare la mattina in cui l'amico di famiglia, incaricato di prendersi cura di lui, aveva considerato che nell'appartamento si stava accumulando troppo sporco e aveva deciso di passare l'aspirapolvere. Ogni mattina, durante le sue visite, Zorba aveva nascosto l'uovo tra i vasi del balcone per poter così dedicare qualche minuto al brav'uomo, che gli cambiava la lettiera e gli apriva le lattine di cibo. Gli miagolava con gratitudine, si strusciava contro le sue gambe e l'amico se ne andava ripetendo che era un gatto molto simpatico. Ma quella mattina, dopo averli visto passare l'aspirapolvere in salotto e in camera, li sentì dire: «E ora il balcone, è tra i vasi che si accumula più sporco!» Quando udì il fracasso di una fruttiera che andava in mille pezzi, l'amico corse sulla soglia della cucina e gridò: «Sei diventato matto, Zorba! Guarda cos'hai combinato! Ora vattene via di qui, stupido gatto! Ci mancherebbe solo che ti infilassi una scheggia di vetro in una zampa!» Che insulto immeritato! Zorba uscì immediatamente dalla cucina fingendo una gran vergogna con la coda fra le zampe e trotterellò sul balcone. Non fu facile far rotolare l'uovo fin sotto un letto, ma ci riuscì e là attese che l'amico finisse le pulizie e se ne andasse. La sera del 20° giorno Zorba stava dormicchiando e perciò non si accorse che l'uovo si muoveva. Lentamente, ma si muoveva, come se volesse mettersi a rotolare per l'appartamento. Lo svegliò un solletichio alla pancia. Aprì gli occhi e non poté evitare un sussulto quando si accorse che, da una crepa del guscio, appariva e scompariva una puntina gialla. Zorba prese l'uovo fra le zampe anteriori e così vide che il pulcino beccava fino ad aprirsi un varco attraverso il quale fece capolino la sua minuscola testa umida e bianca. «Mamma!» stridette il piccolo gabbiano. Zorba non seppe cosa rispondere. Sapeva che la sua pelliccia era nera, ma pensò che l'emozione e il rossore dovevano averlo trasformato in un gatto viola. Capitolo secondo. Non è facile essere mamma. «Mamma, mamma!» tornò a stridere il piccolo, ormai fuori dall'uovo. Era bianco come il latte e delle piume sottili, rade e corte, gli coprivano la meglio il corpo.
cercò di fare qualche passo, ma crollò accanto alla pancia di Zorba. «Mamma, ho fame!» stridette, beccandogli la pelliccia. Cosa poteva dargli da mangiare? Diderot non aveva miagolato nulla su questo argomento. Sapeva che i gabbiani si nutrono di pesce. Ma dove lo trovava lui adesso un pezzo di pesce? Zorba corse in cucina e tornò indietro facendo rotolare una mela. Il pulcino si rialzò sulle zampe traballanti e si precipitò sulla frutta. Il piccolo becco giallo toccò la buccia. Si piegò come fosse stato di gomma. E quando poi si raddrizzò di nuovo, catapultò il pulcino all'indietro facendolo cadere. «Ho fame!» stridette arrabbiato. «Mamma, ho fame!» Zorba tentò di fargli beccare una patata, qualche croccantino. Con la famiglia in vacanza non c'era molto da scegliere, rimpiangendo di aver vuotato la sua ciotola di cibo prima della nascita del piccolo. Fu tutto inutile. Il piccolo becco era molto morbido e si piegava al contatto con la patata. Allora, in preda alla disperazione, ricordò che il pulcino era un uccello e che gli uccelli mangiano gli insetti. Uscì sul balcone e aspettò pazientemente che una mosca arrivasse a tiro delle sue grinfie. Non tardò a catturarne una e la consegnò all'affamato. Il piccolo prese la mosca nel becco, strinse e, chiudendo gli occhi, la ingoiò. «Buona pappa! Ancora, mamma, ancora!» stridette con entusiasmo. Zorba saltava da una parte all'altra del balcone. Aveva preso 5 mosche e un ragno, quando dal tetto della casa di fronte gli arrivarono le voci note dei 2 gatti rissosi, che aveva affrontato ormai vari giorni prima. «Guarda, amico, il ciccione sta facendo ginnastica ritmica. Con quel corpo chiunque è un ballerino», miagolò uno. «Io credo che siano esercizi di aerobica. Ma che bel ciccione, com'è flessuoso! Guarda che stile! Senti, palla di grasso, hai intenzione di presentarti a un concorso di bellezza?» miagolò l'altro. I 2 poco di buono ridevano, al sicuro dall'altra parte del cortile. Zorba avrebbe fatto assaggiare loro molto volentieri il filo dei suoi artigli, ma erano lontani e così tornò dall'affamato con il suo bottino di insetti. Il pulcino divorò tutte e 5 le mosche, ma si rifiutò di assaggiare il ragno. Soddisfatto, fece un rottino e si rannicchiò stretto stretto al ventre di Zorba. «Ho sonno, mamma!» stridette. «Senti, mi dispiace, ma io non sono la tua mamma!» miagolò Zorba. «Certo che sei la mia mamma, e sei una mamma molto buona!» rispose, chiudendo gli occhi. Quando arrivarono Colonnello, Segretario e Diderot, trovarono il piccolo addormentato accanto a Zorba. «Congratulazioni, un bellissimo pulcino! Quanto pesava quando è nato?» chiese Diderot. «Che razza di domanda è? Non sono mica sua madre!» rispose Zorba. «È quello che si chiede in questi casi, non la prendere male, si tratta davvero di un bellissimo pulcino!» miagolò Colonnello. «Terribile, terribile!» esclamò Diderot, portandosi le zampe anteriori alla bocca. «Potresti dirci cos'è così terribile?» domandò Colonnello. «Il piccolo non ha nulla da mangiare, è terribile, terribile!» insisté Diderot. «Hai ragione, ho dovuto dargli delle mosche e credo che ben presto vorrà mangiare di nuovo», riconobbe Zorba. «Segretario, cosa aspetta?» chiese Colonnello. «Mi perdoni, signore, ma non la seguo», si scusò segretario. «Corre al ristorante e torni con una sardina», ordinò Colonnello. «E perché proprio io, eh? Perché devo essere sempre io il gatto delle commissioni, eh? Va a bagnarti la coda nella benzina, va a cercare una sardina, perché sempre io, eh?» protestò segretario. «Perché stasera, caro signore, avremo per cena dei calamari alla romana. Non le sembra una buona ragione?» spiegò Colonnello. «E la coda mi puzza ancora di benzina. Ha detto calamari alla romana?» chiese segretario, prima di arrampicarsi sul tetto. «Mamma, chi sono questi?» stridette il piccolo, indicando i gatti. «Mamma, ti ha chiamato mamma, ma è terribilmente tenero!» riuscì a esclamare Diderot, prima che lo sguardo di Zorba gli consigliasse di chiudere la bocca. «Bene,
caro guaglione, hai tenuto fede alla prima promessa e stai mantenendo la seconda. Ti resta solo la terza, dichiarò Colonnello. La più facile. Insegnargli a volare, miagolò Zorba, ironico. Ci riusciremo. Sto consultando l'enciclopedia, ma il sapere richiede il suo tempo, assicurò Diderot. Mamma, ho fame! L'interruppe il piccolo.